Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria. La tua parola venne a noi, annunzio del tuo dono, la tua promessa porterà salvezza e perdono. Oggi la Chiesa ricorda San Biagio, vescovo e martire. È conosciuto proprio per la guarigione della gola. C'è una tradizione oggi in questa festa. Chiediamo la benedizione di Dio contro tutte le malattie della gola. Ma oggi non possiamo fare proprio la benedizione in persona, ma dopo la comunione faremo la preghiera della benedizione della gola e chiediamo che il Signore ci aiuti, ci proteggi. Questa messa è offerta in ricordo di Rose Desjardins. Iniziamo la nostra celebrazione nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti E voi. con il tuo spirito. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. Esaudisci, o Padre, il popolo che ti invoca. L'intercessione del martire San Biagio ottenga da te pace e salute nel tempo presente e l'aiuto per giungere alla gioia dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Prima lettura dal primo libro dei Re. I giorni di Davide si erano avvicinati alla morte ed egli ordinò a Salomone, suo figlio: Io me ne vado per la strada di ogni uomo sulla terra. Tu sii forte e mostrati uomo. Osserva la legge del Signore, tuo Dio, procedendo nelle sue vie ed eseguendo le sue leggi, i suoi comandi, le sue norme e le sue istruzioni, come sta scritto nella legge di Mosè. Perché tu riesca in tutto quello che farai e dovunque ti volgerai, perché
perché il Signore compia la promessa che mi ha fatto dicendo: se i tuoi figli nella loro condotta si curano di camminare davanti a me con fedeltà, con tutto il loro cuore e con tutta la loro anima, non ti sarà tolto un discendente dal trono di Israele. Davide si addormentò con i suoi padri e fu sepolto nella città di Davide. La durata del regno di Davide su Israele fu di 40 anni. A Hebron regnò 7 anni e a Gerusalemme regnò 33 anni. Salomone sedette sul trono di Davide, suo padre, e il suo regno si consolidò molto. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Salmo responsiale. Tu, o Signore, domini tutto. Tu, o Signore, domini tutto. Benedetto sei tu, Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e per sempre. Tu, o Signore, domini tutto. Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, lo splendore, la gloria e la maestà, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo. Tu, o Signore, domini tutto. Tuo è il regno, Signore, ti innalzi sovrano sopra ogni cosa. Da te prevengono la ricchezza e la gloria. Tu, o Signore, domini tutto. Tu domini tutto, nella tua mano c'è forza e potenza, con la tua mano dai a tutti ricchezza e potere. Tu, o Signore, domini tutto. Alleluia, alleluia, alleluia. Il regno di Dio è vicino, dice il Signore. Convertitevi e credete nel Vangelo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù chiamò a sé i 12 e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non prendere per il viaggio niente altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse. Scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. Parola del Signore. Loda a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Vediamo che Gesù, quando ha chiamato i suoi discepoli, aveva chiaramente un obiettivo. Perché li chiamò? Anche cosa è il loro lavoro, opera. Oggi Marco ci spiega, li ha chiamati per annunciare di essere mandati, proclamare il Vangelo della conversione
e guarire i malati, liberare la gente dagli spiriti impuri. Ogni giorno questo viene fatto nella Chiesa con la grande fede. Tutti noi siamo chiamati di essere un discepolo, portare, proclamare il Vangelo della conversione, guarire i nostri fratelli e sorelle e portare proprio l'amore di Dio e misericordia di Dio per loro. La guarigione non è solo una cosa esterna, ma anche una cosa interna. Le parole della consolazione, questi giorni vedo, proviamo il nostro meglio, chiamare alcuni che stanno solo, e ci sono i ministri dell'Eucaristia che vengono, prendono l'Eucaristia, portano, anche per la famiglia, portano la comunione. Tutto questo è un segno, grande segno della guarigione. Oggi ricordiamo San Biagio, è proprio scelto come discepolo, vescovo e martire. Ha guarito una bambina nel proprio il tempo della morte e sempre intercede per noi. È conosciuto proprio come patrono contro la malattia della gola. Anche il Signore ci sceglie ognuno di noi, pregare per uno gli altri, specialmente prossima settimana, prossima venerdì, non è questo venerdì, l'altra venerdì, l'11 febbraio, celebriamo giornata mondiale per tutti gli infermi. Anche qui, nella nostra chiesa, spenderemo la giornata nella preghiera, sarà aperta già la chiesa, quindi verremo anche di essere unti dall'olio e pregare il Signore per la nostra guarigione. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te, Signore, gioia in me nel profondo. Guidaci tu, Signore, nel tuo amore. Altra salvezza qui non c'è, come ruscelli d'acqua verso il mare. Piccoli siamo innanzi a te, le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te, Signore, gioia in me nel profondo. Guidaci tu, Signore, col tuo amore, per strade ignote verso te. Siamo pellegrini sulle vie del mondo, tu solo puoi condurci a te. Le mani alzate verso te, Signore, per offrirti il mondo. Le mani alzate verso te, Signore, gioia in me nel profondo. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Accogli con bontà, o Signore, i doni del nostro servizio sacerdotale. Li deponiamo sull'altare perché diventino sacramento della nostra redenzione. Per Cristo
nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria. Santo, santo, santo è il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, prese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa la tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Christian, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettele alla luce del tuo volto, di noi tutti, abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Biagio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente,
nell'unità dello Spirito Santo. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbediente alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci al male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi da peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvata. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separarmi da te. Ecco il tuo posto, vieni, vieni a sederti fra noi e ti racconteremo la nostra storia. Quanto amore nel seminare, quanta speranza nell'aspettare, quanta fatica nel mietere il grano e vendemmiare, accanto al fuoco vieni, vieni a scaldarti con noi, tutti divideremo pane e vino.
Quanto amore nel seminare, quanta speranza nell'aspettare, quanta fatica nel mietere il grano e vendemmiare, ti sentirai più forte, vieni, rimani con noi. Uniti attenderemo ogni domani. Quanto amore nel seminare, quanta speranza nell'aspettare, quanta fatica nel mietere il grano e vendemmiare. Preghiera di invocazione allo Spirito Santo per il Sinodo. Siamo qui dinanzi a te, Spirito Santo. Siamo tutti riuniti nel tuo nome. Vieni a noi, assistici, scendi nei nostri cuori. Insegnaci tu ciò che dobbiamo fare. Mostraci tu il cammino da seguire tutti insieme. Non permettere che da noi peccatori sia lesa la giustizia. Non ci faccia sviare l'ignoranza, non ci renda parziale l'umana simpatia, perché siamo una sola cosa in te, e in nulla ci discostiamo dalla verità. Lo chiediamo a te, che agisci in tutti i tempi e in tutti i luoghi, in comunione con il Padre e con il Figlio, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Adesso per l'intercessione di San Biagio chiediamo alla Signore una benedizione speciale della gola. O glorioso San Biagio, che con una breve preghiera restituisti la perfetta salute ad un bambino che per una spina di pesce conficcata nella gola stava per emanare l'ultimo respiro. Ottieni a noi tutte le grazie di sperimentare l'efficacia della tua protezione in tutte le sofferenze della gola, ma più di tutto di mortificare con la fede pratica dei precetti della Santa Chiesa questo senso che può farmi commettere tanti peccati. E tu, che con il tuo martirio lasciati alla Chiesa un'illustre testimonianza della fede, ottienici di conservare questo dono divino di difendere senza rispetto umano, con le parole e con le opere, la verità della stessa fede, tanto combattuto e denigrata ai giorni nostri. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con il dono della redenzione, fa che per la forza di questo sacramento di eterna salvezza cresca sempre più la vera fede. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
La messa finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Cantate sulla terra, cantate su nei cieli, il nome della madre di Gesù. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Con te noi serviamo la Chiesa del Signore, il popolo di Dio in marcia verso il cielo. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Tempio dello Spirito, sei madre di grazia, ai figli lontani tu porti Gesù. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Sorella e madre, cammini con noi, di speme e di gioia, fontana tu sei. Laudate, laudate, laudate Maria. Laudate, laudate, laudate Maria. Adoriamo, ostia divina, t'adoriamo, ostia d'amore, tu dell'angelo il sospiro, tu dell'uomo sei l'onore. T'adoriamo, ostia divina, t'adoriamo. Mostia d'amore, t'adoriamo, mostia divina, t'adoriamo, mostia d'amore, tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il vigor, t'adoriamo, mostia divina. T'adoriamo, ostia d'amor, t'adoriamo, ostia divina, t'adoriamo, ostia d'amor, tu salute dei viventi, tu speranza di chi muore, t'adoriamo, ostia divina. T'adoriamo, ostia d'amor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarci. Signore, vieni presto nel mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, il nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte,
salì al cielo, sieda alla destra di Dio Padre onnipotente, e di là verrà a giudicare i vivi e morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la rimissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Orazione dell'angelo. Mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, sperano e non vi amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrileggi, indifferenze con cui egli offeso e per i meriti divini del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi domando la conversione di noi tutti poveri peccatori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo per la fede, la speranza e la carità. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, vieni per mezzo della potenza intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Tutti i santi, pregate per noi. Nel primo mistero della luce si contempla Gesù è battezzato da Battista nel fiume Giordano. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, vieni per mezzo della potenza intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Maria, Regina Pace, prega per noi e per il mondo intero. Tutti i santi, pregate per noi. Nel secondo mistero della luce si contempla Gesù rivela la sua gloria compiendo il primo miracolo a Cana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato e sempre sia. Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, vieni per mezzo della potenza intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Maria, regina pace, prega per noi e per il mondo intero. Tutti i santi, pregate per noi. Nel terzo mistero della luce contempla Gesù annuncia il regno di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, vieni per mezzo della potenza intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Maria, regina pace, prega per noi e per il mondo intero. Tutti i santi, pregate per noi. Nel quarto mistero della luce contempla Gesù si trasfigura sul Tabor. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate sempre sia il Santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Vieni, o Spirito Santo, vieni per mezzo della potenza e intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Maria, Regina Pace, prega per noi e per il mondo intero. Tutti i santi, pregate per noi. Nel quinto mistero della luce condemna Gesù istituisce il sacramento dell'Eucaristia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto al tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodato sempre sia. Nel santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Vieni, o Spirito Santo, vieni per mezzo della potente intercessione del cuore immacolato di Maria, tua sposa amatissima. Maria, regina della pace, prega per noi e per il mondo intero. Tutti i santi, pregate per noi. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli, figli di Eva. A te sospiriamo, gemendo e piangendo in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Diciamo un Padre ave gloria secondo l'intenzione del Papa in suffragio delle anime sante per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposano in pace. Amen. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sì, il nostro aiuto contro le iniquizie e le insidie del demonio. Supplici chiediamo che Dio distrugga la sua potenza. E tu, principe della milizia celeste, forte dell'aiuto del Signore, manda nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che vagano nel mondo per la rovina delle anime. Amen. Preghiera a San Giuseppe. A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione, ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, insieme con quella della tua santissima sposa. De' per quel sacro vincolo di carità che ti strinse all'Immacolata Vergine Madre di Dio e per l'amore paterno che portaste al fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo con occhio benigno, la cara eredità che Gesù Cristo acquistò col suo sangue e con il tuo potere ed aiuto soccorre ai nostri bisogni. Proteggi, o provvido custode della divina famiglia, l'eletta prole di Gesù Cristo,
Allontana da noi, o Padre amatissimo, la peste ed errore di visi che ammorba il mondo, e assistici propizi al cielo, in questa lotta col potere delle tenebre, o nostro fortissimo protettore, e come un tempo salvaste dalla morte la minacciata vita del bambino Gesù, così ora difende la Santa Chiesa di Dio dallo stile insidio da ogni avversità, e copri ciascuno di noi con il tuo continuo patrocinio, affinché con il tuo esempio e con il tuo soccorso possiamo virtuosamente vivere e piamente morire e conseguire l'eterna beatitudine in cielo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo Divinissimo Sacramento. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Nel nome del Padre, del Figlio e allo Spirito Santo. Amen.